Beh, amici miei, pensate se ci fosse stato in questi giorni un fascio di merda in carcere a fare lo sciopero della fame e si fossero recati a trovarlo dei deputati o dei parlamentari di Fratelli d'Italia. La sinistra avrebbe fatto fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme. Pensate bene, un fascio di merda, un terrorista nero che fa lo sciopero della fame e deputati di Fratelli d'Italia che lo vanno a trovare. Sarebbero stati massacrati. Massacrati. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, ci fosse stato un fascistone di merda in galera, aspetta, bisogna riconoscerlo, ci fosse stato un fascistone di merda in galera che fa lo sciopero della fame per X motivi, tutta questa mobilitazione, leggo, da parte di artisti, attori, gli Ascanio Celestini e non so chi altro, che fanno addirittura una petizione, secondo voi ci sarebbe stata questa mobilitazione? Ci sarebbe stata questa mobilitazione di una parte della sinistra contro il 41 bis? No, non avrebbero mosso un dito, zero. Questo è il punto. Invece adesso sono tutti preoccupati che un tizio che di sua spontanea volontà si sta portando alla morte, che possa decedere, sono tutti preoccupati, hanno tutti approvato il 41 bis questi qua, nessuno escluso, pochissimi escluso, anzi, che schifo, che ipocrisia. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Sì, buonasera, segretario onorevole Donzelli. No, l'onorevole sta trafugando dei dossier riservati. Chiami più tardi, per favore, grazie. Grazie, sì, sì. È all'ufficio affari sì, esatto, è all'ufficio affari riservati. Sta trafugando un attimo dei dossier con l'altro, con Del Mastro. Tutto regolare, d'accordo? Grazie, sì, chiami dopo. Fratelli d'Italia, grazie, via dalla scrofa, arrivederci, grazie. Pronto? Con chi stai parlando? Non ho capito. Era la segreteria di Donzelli. Mi ha detto che stanno trafugando dei documenti riservati, ma è tutto a posto. Poi ci farà sapere. Ma cosa vorresti dire? Sei scandalizzato da questo? Calmati, Donzelli e Dal Mastro. La premiata coppia che peraltro, sì, dato di cronaca, vive nella stessa casetta. Vabbè, cosa a Roma sotto questo tetto. Questo non c'entra nulla. Niente, niente, però. Tutte e due eterosessuali, provati. Non era per quello. Però dotati, dico, due persone moglie, che hanno uno stipendio. Niente, ma non c'entra nulla. Due persone che hanno uno stipendio parlamentare anche, sì, importante, uno addirittura del governo, adesso, eccetera. Prendono la casa insieme, sì, e la sera, mentre stanno facendosi gli spaghetti al pomodoro, al pesto, probabilmente. Senti, domani cosa fai? Tu, ma no, guarda, domani c'ho un dossier per le mani di questo coso. Ah, bello, dai, aspetta che ne parlo domani alla Camera. Okay. Ciao, allora, ci vediamo domani, buon lavoro, tu dove vai? Io vado un attimo al governo, dice Del Mastro, e tu vado un attimo alla Camera a fare un po' di casino, a dire che il PD è amico dei terroristi. Grazie, ciao, ci vediamo stasera a cena. Che cosa vuoi, raviolini? No, stasera è meglio il filetto al pepe verde, d'accordo, a dopo, ciao Delma, ciao Donz. Ma io, ragazzi, dico, io immagino una gheghina di questo tipo, cioè loro due a casa, cioè, la sera affideresti un dossier segreto importante? La domanda che ti faccio a te, io la risposta ce l'ho. Se tu avessi, sì, per le mani, sì, che so io, i codici nucleari, i codici nucleari, la valigetta nucleare, quella, sì, che il presidente degli Stati Uniti si porta, tu la affideresti alla premiata ditta Dal Mastro Donzelli? Dici, guarda, la valigia riservata con i codici nucleari, il codice è 479234, gliela affideresti alla premiatissima coppia Del Mastro Donzelli? No, io ho una domanda che mi rivolgo. Io personalmente preferirei che la valigetta con i codici nucleari venisse conservata, per carità, nelle mani del dottor Nordio, ad esempio, che mi sembra di tutto il trio, del trittico, mi sembra la persona più seria dei tre, del trio. Comunque, francamente, ma io non affiderei alla premiata ditta. Cioè, Donzelli e Del Mastro se ne devono andare, se ne dovrebbero andare. Del Mastro deve andarsene via ieri. Ricordiamo al pubblico che ha la delega al DAP. Cos'è il DAP? Sì, Dipartimento Assistenza Penitenziaria.
deve spiegare come ha avuto quei dossier riservati, perché così ha detto Nordio. Sono dati sensibili, li ha definiti. E io dico senza ironia, meno male che c'è Nordio. Dopodiché dice Nordio, qua chiudo, apriremo un'istruttoria. Che istruttoria devi aprire? Se il signor Del Mastro ti ha già detto che quei dossier li ha presi e ne ha raccontati la sera a cena mangiando gli spaghetti al pesto con quell'altro, con quell'altro, con la donzelletta viene dalla campagna detta Minni. Allora, se tu metti insieme la Del Mastro e la donzelletta della campagna, francamente io gli affiderei altro, non gli affiderei né i codici nucleari e neanche le chiavi della soffitta di casa mia a Prati, perché io a Prati ho una soffitta comunque, con delle chiavi. La tua vergogna, sì, ho capito. Non affiderei le chiavi e in quella soffitta ci sono delle vecchie bici scassate dei miei figli. Non daresti le chiavi a Del Mastro? No, a nessuno dei due, né a Del Mastro né a Donzelli gli affiderei le chiavi. Però posso dirti una cosa, come al solito tu stai attaccando perché chiaramente ti hanno dato l'occasione per farlo, mentre stai deviando da una cosa molto semplice. Qui ci sono degli anarchici che minacciano se quel tizio là, se quel tizio là muore perché si vuole far morire, minacciano di sparare. C'è un signore che si chiama Valitucci. Sai quel signore con la sedia a rotelle che ogni tanto va di fronte alle manifestazioni? Certo, lo usano come scudo umano spesso contro le manifestazioni, davanti alle manifestazioni. Scudo umano, non lo so, storico, è lì a protestare. Il quale ha detto: se muore Cospito, io dico, se muore lui è perché vuole morire. È perché vuole morire lui, non perché lo Stato lo fa morire. Quello dice: spareremo a tutti, vendicheremo. Fammi sentire un pezzetto di questa parte qua. Fammi sentire un pezzetto di questo signore, di questo Valitucci. Se Alfredo muore, pagherete con le vostre vite la vita di Alfredo. Non perché ve lo dice un povero vecchio paralitico, perché ve lo dice la storia. Ma sì, d'accordo. Voi vi mettete nel mirino delle armi libertarie. Prima o poi capiterà occasione e ve la faranno pagare. Gli sarà sparato addosso, cioè tu capisci? Ma che sia grave, no, ma tu ma cosa sei, tu sei la vergogna, tu sei la vergogna, te la stai prendendo anche con ironie su due di Fratelli d'Italia che non so, forse hanno sbagliato. Invece sai neanche dire che hanno sbagliato. No, te lo dico l'ho io. Detto anche Nordio. No, te lo dico io sei, perché tu non sei hanno... oltre, neanche Fratelli d'Italia. Giuro un attimo. No, la cosa è che ti dico io perché sono oltre. Tu te la stai prendendo con due signori che non so se hanno sbagliato, adesso te lo spiegherò, invece di centrare l'obiettivo contro questi terroristi, contro questi pezzi di merda. Mamma questo mia. È il punto. Mamma contro questi emeriti pezzi di merda di anarchici che mettono a soqquadro le città, vogliono sparare alle persone e pensano di vendicare ma non so che cosa. Questo è il punto. Ma nessuno dice io non che ho paura di questi quattro stronzi. Ma nessuno dice che anzi, gli anarchici io vado sono oltre delle Donzelli e Del Mastro e dico grazie, dico grazie. Perché finalmente dico grazie, vado oltre, dovrebbero difendere quello che hanno fatto dicendo avanti tutta, non molliamo di un millimetro. Invece sento che un po' cedono, dovrebbero, un casino, dovrebbero fatto, andare cazzo. Oltre, fottersene, dire sì, le intercettazioni, le cose riservate non vanno bene solamente quando vanno a finire dai magistrati di sinistra ai giornalisti, vanno bene anche quando per una volta abbiamo rivelato che cosa? Una cosa che tutti gli italiani devono sapere, che questo signore che si chiama Alfredo Cospito, di cui la maggior parte delle persone se ne fotte, diciamo la verità, giovani, non giovani, se ne sbattono totalmente di questo signore qua, campano tranquillamente a meno che non gli metta una bomba sotto casa o a meno che non gli brucino la macchina. Allora, questo signore, questo qua, abbiamo saputo che è in contatto con camorristi, con mafiosi. E adesso la saranno manda, tutti certo, i carcerati bisogna saperlo, d'Italia certo, bisogna saperlo. Tutti i carcerati d'Italia l'hanno saputo, pensate il vantaggio. Tutti i carcerati, questi hanno divulgato delle notizie riservate e io sfido te di affidare le chiavi della tua villa in Umbria a quei due. Nel giro di 40 secondi quei due sono capaci di perdere quelle chiavi della tua villa in Umbria e poi voglio vedere se dici Dal Mastro che ne ha combinato un'altra. Senti Dal Mastro, oggi in un collegamento televisivo Dal Mastro ha detto voglio dirvi anche un'altra cosa. Senti. Violazione del segreto istruttorio ancora. Panella sta lodando la memoria di Donzelli, che si è ricordato tutto, quasi il virgolettato preciso, le date precise. Donzelli è un bravo parlamentare e non ha fatto nulla di inopportuno Panella, guardi, gliene riferisco io un'altra. Addirittura è stata mandata da Cospito ad un convegno di anarchici a Bologna, dove diceva che bisogna fare il salto di qualità nell'azione distruttiva, non più contro le strutture, ma contro gli uomini.
uomini, perché il vento della paura cambi posizione. Guardi che memoria che c'ho anch'io. Giorgia! Strade. Gli stessi che invocano lo Stato di diritto ed un trattamento umanitario per detenuti illustri, illustri tra virgolette, come Cospito e Messina Denaro, sono gli stessi che volevano far pagare le cure sanitarie ai non vaccinati. Parenzo, sei una merda! Comunque Crucio, ricorda sti stronzi che vale per Cospito quello che valeva per i Novax. Ti ricordi quando c'era Draghi che ti diceva vuoi liberamente scegliere di non aderire al vaccino? Muori, allora muori e quindi sei estromesso dalla società. La stessa cosa vale per Cospito. Decidi di lottare contro il sistema facendo lo sciopero della fame, non mangi, muori. Molto semplice. Allora, io leggo. Ma oggi il tema non è Cospito, sì, il quale, vabbè, del quale deviare, sappiamo tutto. Vuoi deviare, vuoi sappiamo deviare. Che Cospito qui è un delinquente. Ci sono anarchici che minacciano che... la guerra e tu te sappiamo. La prendi con due deputati questo... di Fratelli d'Italia. Poi c'è un altro che hanno fatto problema. Benissimo, lo voglio dire fino in fondo. Non mi interrompere. Hanno fatto ma non benissimo. Lo dicono neanche loro. E io lo dico al tu posto sei loro. Oltre Fratelli sì, d'Italia. Sono oltre. Hanno sei fatto oltre. Benissimo. Sei oltre. Ci hanno fatto conoscere cosa dice in carcere il signor Cospito. Hanno fatto benissimo. Che parla con i camorristi. Dati che non dovevano essere divulgati. Non me ne frega un cazzo. C'è un'inchiesta della procura. Ah, adesso lui è attento alla privacy. Ma quando sempre, le intercettazioni sempre. Arrivano ai giornali e riguardano la nulla. Destra, te ne fotti come ma al solito. Ma sono documenti dello Stato, non c'entra documenti niente la dello privacy. Stato, è documenti stato. Dello Stato. Fatto sta che a quei due, se quei due signori lì fossero stati consulenti di Zelensky, l'Ucraina sarebbe stata invasa il giorno 2. Il giorno 2. Se quei due signori lì fossero stati nel servizio affari riservati di Zelensky, il giorno 2 i carri armati erano a Kiev. Io personalmente gli farei fare altre cose in Parlamento. No, perché sennò sembra che sia contro di loro. Anzi, mi sono simpaticissimi a me. No, te la stai prendendo con loro. No, dico solo che non gli affiderei dei dossier riservati. Andiamo a Mario Giordano. Ecco un altro. Appunto. Andiamo a Mario Giordano. Conseguenziale. Mario Giordano che lo possiamo dividere in due parti. Mario Giordano sempre sia lodato, naturalmente la prima parte di Mario Giordano è con ovviamente contro Zelensky a Sanremo, prima cosa. Ma certo. Contro... No, la seconda cosa è che anche lui non è preoccupato dal fatto che Cospito ha smesso di mangiare. Vai. No, ma questo non è che il tema. Anch'io devo dire la verità, ha ragione su questo. A me non me ne frega un cazzo, posso dirti la verità. A me che questo qua mangi o non mangi, beh, non me ne fotte nulla. Beh, no. Ha deciso di non detenuto, mangiare. Cazzi suoi. Si deve cazzi fare suoi. Tutto, certo, lo tutto Stato faccia di tutto. Su che a me interessi della sorte di un tizio che ha fatto quello che ha fatto. Ma non è questo di interessarti della sorte. Devi interessare lo Stato di diritto. E ha deciso di sua ti sponte. Deve interessare il rispetto della vita umana e un'altra roba. Ma è lui che non ha rispetto di se stesso. Se fai lo sciopero della fame sei tu e che non hai rispetto di se stesso. Lo Stato no? Lo deve salvare. Lo Stato lo ma deve che deve salvare. Fare? Deve ingurgitare come il cibo a forza. Deve ingurgitare il cibo a forza. Si può anche fare, per carità. Fategli le siringhe. Nutritelo a forza se lo volete salvare. Ma se quello si sta lasciando morire da solo, ma a me che cazzo me ne frega. Vai. Non riesco, abbiate pazienza, è più forte di me. Non riesco a preoccuparmi per la salute del terrorista anarchico Cospito. Non riesco a preoccuparmi, l'avete sentito, no? Tutti hanno ma cos'è sta mangia? Ha smesso di mangiare. Se ha smesso di mangiare, ha scelto di non mangiare. Pazienza. Questo è uno che ha gambizzato un dirigente d'industria, ha messo una bomba davanti ma alla scuola dei carabinieri, ha passato una vita a teorizzare la violenza contro lo Stato, adesso per protestare contro lo Stato lo che difende. Lo tiene al carcere duro, il famoso 41 bis, ha smesso di mangiare. E padre, ha smesso di mangiare, che non mangi. Io non mi provo, mi preoccupo della bambina, di pronto non mi preoccupo di lui. Di cosa si preoccupa? Che poi fa l'altro, il 41 bis, il carcere duro, è fatto non a scopo punitivo, ma per impedire che uno entri di nuovo in relazione con l'esterno. Vabbè ragazzi, è inutile tornare su questa cosa, tanto non se ne esce più. A chiudere questo grande spettacolo di radio, televisione, dichiarazioni eccetera che vi offriamo ogni sera e che ci coinvolge anche emotivamente, perché stasera oggi sono tornato in redazione ma sono ancora male, non sto nemmeno bene, caro David. Cioè, si sente, non sto nemmeno bene, dunque faccio un grande sforzo a essere così carico
faccio un grandissimo sforzo a essere così perché carico. Sei diventato neanche, pensa che i Fratelli d'Italia in questo momento sono talmente imbarazzati, sì, che stanno zitti, sì, stanno zitti sì. E mandano avanti, o hanno deciso di mandare avanti te, di suicidare il partito, che invece mi sembra Meloni fa mille sforzi. Sei il peggior nemico della Meloni, ti posso dire? Io dico tu avanti tutta, io dico avanti tutta, ma mai mularla, mai mularla, avanti tutta, non c'è da mai dire avanti tutta, no, lì. Hai non fatto una dire. Cosa in Parlamento, bisogna rivendicarla, dire che è giusto far conoscere agli italiani cosa cazzo fa Cospito, come diavolo si chiama, ma è un reato, in la violazione di un segreto istruttorio, ma è un reato, ha rivelato due conversazioni con due camorristi, dai, amen, lo hanno fatto i giornali lo stesso giorno, senza entrare nei dettagli, ha detto due righe di una cosa, di una conversazione con un camorrista, ma... per dire, e che poi cosa ha accusato per la dire... sinistra, ma quello è un altro discorso, di essere come tutto quello in sento, bisogna ha usato dire, anche quella qui, cosa per anche accusare qui, la bisogna, sinistra, anche qui bisogna dire una cosa, caro Davide, te l'ho già detto all'inizio, se fosse stato un fascio di merda questo qua, ma non è vero, se guarda, fosse stato un fascio di merda la sinistra, allora, non sarebbe un nome, così, no, la sinistra, che vuol dire la sinistra, una parte allora della sinistra, una parte della sinistra, sono andati sempre a trovare tutti, e ti faccio presente che il professor dottor Luigi Manconi, presidente di Abon Diritto, andava a trovare tutti in carcere, tutti andava a trovare, ma lui è contro il 41 bis, io sono a favore del 41 bis, dunque non rompe i coglioni pure Manconi, dai, tutti andava ad aiutare, andava a trovare tutti, perché è il principio che vale, nelle sue case, glielo dico, tanto l'ascolta questa trasmissione, nelle sue case borghesi, dalle sue case borghesi, dai suoi divani, dai suoi divani, fa la battaglia, caffè in mano e tè in mano contro il 41 bis, contro il 41 bis, che ti vuole anche bene, che vergogna, ma deve proteggere lo Stato contro questi criminali, dovrebbe proteggere lo Stato contro questi criminali. Guarda, io spero che quella casa in Umbria ti venga portata via pezzo dopo pezzo, sequestro ingiuntivo dopo sequestro, ti portano via tutto, anche quel caminetto che hai, ogni sì, ecco l'altro, eccola, io penso farei la battaglia qualora finisse in galera anche per Moggi. Umberto dalla provincia di Imperia. Umberto, provincia di Imperia. Sentiamo, dai, avanti tutta, ragazzi. Ciao, buonasera. Sanremo, dimmi, Sanremo. Dimmi, ciao, dimmi. La città di Zelensky. Sentite una cosa, io spero che Parenzo faccia finta, cioè non pensi le cose che dice. Ma lo penso, cioè, come invece? La realtà contraria, no? Si incazza, sta perculando Donzelli e Del Mastro ce l'ha con lui. Quando a un certo punto... no, con quello che hanno fatto, non con loro in quanto che loro. Questo signore Cospito sta facendo tutto questo movimento di, e cosa c'entra, di non mangiare, tutto col diffondere notizie riservate. Cosa c'entra questo col diffondere riservate? Ed è venuto fuori che questo come? Qui le notizie sono riservate solo quando conviene a voi, quando finiscono sui, lo stabilisce la legge, la procedura, non noi. Vabbè, ciao Umberto, Ivano da Napoli, andiamo avanti, non ho un cazzo da dire su Umberto, Ivano da Napoli, vai, dimmi. Ciao Luciano, ciao Parenzo, Parenzo di meno su Zelensky a Sanremo, e Zelensky. No, ho detto chiederà solidarietà e aiuto, certo. Vabbè, Mario, ma provincia dire? Di Milano, ovvio. Secondo ascoltatore inutile, Mario, provincia di Milano, vai, stasera cancello come sì, al solito, ciao. Mario, dimmi. Sì, dimmi. Pronto, ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Una cosa solo volevo dire, questo signor Cospito l'hanno condannato in vari, credo in tre gradi di giudizio, perché sì, anche la Cassazione, quindi stia lì e faccia quello che gli spetta. No, questo fa lo sciopero della fame, cioè questo ha lo sciopero, questo fa lo sciopero, un bel pacioccone. Beh, insomma, sta per morire questo, so. Adesso sta per, dicono i medici che sta per morire. Ma se lui, sì, guardi, se cioè, uno certo, un tumore cerca di guarire, se no e mi dispiace. Però, no, ma infatti la gente, vedi, che... il punto è questo, caro Davide, gli italiani, la gente vera loro. Ma non vuol dire niente, la gente è male, aspetta, informata. Non i salotti del cazzo dove vai tu, non le televisioni non del cazzo salotti, dove vai tu. Cosa pensano di questa vicenda? Fammi riflettere un attimo. Pensano una cosa, pensano che se uno non mangia sono cazzi suoi, è un ragionamento, lo so, basico, ma è così, ma se uno non mangia, è un ragionamento stupido, te lo dico però, con affetto, con amore, grazie, chi è che ha chiamato? Mario, te lo dico con affetto, con amore, se uno non mangia, se uno non mangia sono cazzi suoi. Primo, lo vogliamo dire, scusa un attimo Mario, lo vogliamo dire, medium, lo voglio dire a tutti, lo voglio basic, dire, lo so che sono basico, io sarò anche basico, siete, ma io lo penso così, giù un attimo anche Roma, ragazzi, se uno decide di non mangiare, è stato condannato al gastro a 20 anni, ha sparato a uno, quello che volete, e decide di non mangiare, lui non è lo Stato che lo vuole ammazzare, è lui. Se tu chiedi allo Stato liberami più
più o meno, adesso non è così. Comunque liberami, toglimi da un regime carcerario. E lo Stato non può dire sì, prego, semplicemente perché fai lo sciopero della fame. Ma non l'hanno neanche liberato, l'hanno trasferito al carcere di opera, Loris, di massima sicurezza, dove c'è un ospedale specializzato. Loris, ma di che Loris, parlate? Loris. Pronto? Dimmi, Loris. Sì, caro Cospito, vuol dire che è uno schifo, perché lo Stato ha fatto in modo che certi imprenditori si sono impiccati perché non li pagava, e poi altri si sono impiccati perché lo Stato li prestava di tasse, ok? E questo qui, poverino, lo devono salvare, e quelli non potevano salvarli, lo Stato, che erano anche discorso. Persone per bene, Sì, lei conosce Donzelli, scusa un attimo, lei conosce Donzelli e Dalmastro per caso? Lei conosce Donzelli e Dalmastro? No. No, vedi, questo è il punto, è questo. Fermi tutti. E che vuol dire? Non è che se non lo conosci. Con Cotoraggio hai letteralmente. Vorrei dire a Cruciani che c'è gente al mercato che dice che non arriva a fine mese, ma è contro il 41 bis. Ma chi ti ha messo a fare quel lavoro lì, Cruciani? Ma io mi chiedo, ma il una mercato. Persona non lo so, guarda, proprio. Un pezzente di merda come te, Cruciani. Sei molto Parenzo, no? E mi meraviglio di te, Parenzo, che lavori con un imbecille del genere, guarda. Hai capito? Mamma mia. C'è gente che è anche a favore di Parenzo, caro mio. No, l'Italia è questa qua, Cruciani. E quando ti fa comodo a te, l'Italia è questa qua. Vai da Del Debbio, va, corri. Sì, domani. Come no? Allora vi annuncio tra poco. Domani tra... sei da Del Debbio, domani. Certo, come al solito. Scusa, domani sei da Del Debbio. Ma qual è, scusa, la novità? È interessante novità? Questo. Interessante. Ma qual è? Avete messo in piedi il soccorso. Il soccorso Dalmastro avete messo in piedi. Io domani invece sarò a Piazza Pulita. Guarda un po', stai attento che domani. Ah, quindi sei da Del Debbio domani, eh? Sì, ma che non è una novità. Come è interessante. Sono quattro anni. Voglio darti una notizia. In anteprima, direttamente dal Festival di Sanremo. Musica per piacere. Mastro delle vedove Donzelli Meloni, ecco i dossier. Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. C'ho altre canzoni, altri inediti che ti darò nel corso della serata. Io ti porto le notizie, quelle vere, quel duo meraviglioso lì. È un duo meraviglioso quello. Allora, voglio annunciarti tra una mezz'oretta. Allora, io andrei. Innanzitutto c'è Anna da Roma che vuole intervenire perché ha qualcosa da dire sulla vicenda Cospito. Un altro inedito da Sanremo, eh? Dai. Un altro inedito da Sanremo. Musica! Di Del Mastro delle Vedove Donzelli, il caso Cospito. Canta Carlo Nordio. Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Sei un coglione. Va bene, Anna da Roma che vuole intervenire sul caso Cospito. Dimmi, Anna, dimmi che succede. Parenzo, testa di cazzo, fammi sapere dov'è lo stato di diritto quando un andranghetista con due omicidi sulle spalle è ai domiciliari e riesce a evadere. Questa è la tua magistratura, questo è il tuo stato di diritto. Infilatelo nel culo, Crux, lotta cazzo, lotta! Unico paese al mondo dove invece di protestare per la mancata carcerazione di evasori, mafiosi, criminali di ogni genere, si protesta per togliere dal 41 bis un terrorista, amico mio. Allora, siamo tornati in onda e c'è Valerio Lundini collegato. Aspetta, dimmi, ho parlato, scusami, due minuti fa con Amadeus. Novità da Sanremo, vai. È andato in fissa stasera. Di Del Mastro delle Vedove Donzelli, la canzone Non esistono segreti. Canta Ignazio La Russa. Pazzesco.
pazzesco, pazzesco. Allora, tanto pazzesca. Per far capire agli altri cosa vuole dire David, vuole dire che la cosa grave, secondo lui, non secondo me, è il fatto che due signori, di uno in un ruolo, l'altro in un altro delle ruolo, delle istituzioni, ai vertici delle istituzioni hanno repubblicane, rivelato un paio di segreti. Di segreti, di conversazioni tra di notizie l'anarchico coperte Bombarolo dal segreto e un camorrista in carcere. Ora io dico, è meglio che l'Italia lo sappia da uno in Parlamento qua. Piuttosto Eccolo che qua. Dai giornali e dalle intercettazioni fatte arrivare. Infatti i giornali non hanno pubblicato niente dal carcere. In generale, come no? Hanno pubblicato di tutto i giornali. Di quelli tutto, sono uomini delle istituzioni, dovrebbero meglio garantire un segreto. Spiegato, meglio che lo abbiano Donzelli spiegato chiaro e tondo al paese. Donzelli è vicepresidente della commissione che si occupa dei servizi segreti. Appunto, che c'entra i servizi segreti con le intercettazioni ambientali fatte dal DAP in carcere? Quello ride. C'è Donzelli e è il comunque guarda il doppio della commissione pesismo, servizi segreti, il doppio pesismo servizi che avete segreti. Una notizia per voi è valida solo quando la date voi nelle forme vostre. Quella è una notizia. Il signor Cospito conversava con camorristi in carcere. Ma non fa il giornalista quello. Ma non mi interessa. Quello fa il politico. Allora, non fa no. il giornalista. Ritorniamo il dottor Donzelli. Ritorniamo seri. C'è Valerio appunto. Lundini in collegamento. Valerio, buonasera. Ottimo. Ciao Giuseppe, ciao David. Sei molto vabbè. Dopo lo ripigliamo, dai, Andrea da Milano, vai. Andrea, dimmi. Sì, grazie per farmi intervenire fra sti due pirla annata a Roma e qua l'altro Brambilla, perché nel mezzo financo Toninelli sembrerebbe intelligente. Sì, allora, do un po' di manforte a Parenzo. Il 41 bis è un istituto schifoso, inumano, indecoroso, da abolire immediatamente. No, è uno strumento per la lotta. Fammi parlare che tu ora lì c'hai il monopolio, non ti preoccupare. No, monopolio ce l'ho sempre io, non ti preoccupare. Non è uno strumento per la lotta. Il senso della pena non può essere quello di infliggere sofferenze inumane. Deve ma non c'è quello. Nessuna sofferenza inumana. Non c'è nessuna sofferenza inumana in un certo, cunicolo senza luce, un cunicolo, non è un cunicolo dove è un cunicolo non è un senza cunicolo, poter leggere un libro, senza poter. No, si può leggere, no, non diciamo è stronzate. È un cunicolo del cazzo. Si può leggere, non diciamo fra buttate. L'altro, dovete smetterla fra l'altro di fare sta retorica del cazzo. L'ha introdotto Falcone, vuoi dare torto a Falcone, perché Falcone è morto 30 anni fa, pace all'anima sua, pace all'anima sua. E 30 anni fa poteva avere un senso per non fargli avere contatti con l'esterno. Nel 2023, se non siamo in grado, con tutti i cazzo di sistemi che abbiamo, di impedire contatti con l'esterno senza ridurli a topi in cunicoli, siamo uno stato ridicolo. No, ma scusa, allora, Andrea, mi permetto di dire una cosa. Quello che hai detto è patetico. Primo, non sono in un cunicolo. Perché? Secondo, no, non sono in un cunicolo. Non secondo, ma tu ci sei stato al 41 hai con loro sì. con una parete di vetro fino al tetto, certo, non possono abbracciare neanche certo. il figlio. Quale cazzo è il rischio? Certo. Verso l'esterno di no, abbracciare il non figlio. Hai capito, ancora si rischio? Può comunicare in mille modi, lo hanno capito da tempo i magistrati che si può comunicare si anche può comunicare solo in mille modi 30 anni fa. No. Oggi con le senti, microsie con hanno il terrore conti. Del 41 bis hanno il terrore e allora bisogna ditelo per quello che è, non per impedire contatti come anche, arma di ricatto anche, per farli anche. Pentire certo, si va benissimo e va, c'è il 41 e va benissimo e va cosa, benissimo e cosa, va benissimo ricordati una cosa, che il pentimento vero è quando alla persona gli dà possibilità di alzare i pezzi, di cucinare, di confrontarsi con le proprie emozioni in un teatro. Ma che vuol dire? Non ho capito. Sì, vuol dire che lo Stato, prima di tutto le guerre, le vince nel cuore dei popoli, sì, non buonanotte, con la forza, solo di queste persone, si pentono ma tu sei oltre Parenzo, tu sei oltre Parenzo, tu sei al buonismo più ridicolo, al buonismo più ridicolo. Non è buonismo più ridicolo, tu devono, senti, amico devono mio, morire lo in Stato, carcere, lo Stato, no, no, lo certo, perché sono hanno ammazzato sì, la gente, giusto, porca puttana, hanno distrutto famiglie, che muoiono in carcere. Muoiono sì, in carcere, devono morire in carcere, ma non come topi, come esseri umani. L'hai detto prima tu: i trans sono esseri umani, anche questi senti, amico mio, tipo che hanno senti, combinato amico sono esseri umani. Il 41 bis è un'arma di difesa dello Stato contro la barbarie. Questo è il punto. È applicato a oltre 700 persone. Ma che c'entra la pena di morte? È un altro discorso. No, ciao Andrea. Ciao. Eccoci qui. Allora, caro Brambilla, la prima. Dice io fossi nel dottor Zelensky. No, attenzione però, la cosa che hai detto prima però su
su la cosa che hai detto prima, su Cospito, è interessante perché l'ho andato a trovare un signore, l'ho andato a trovare un signore in carcere di cui adesso fornisco numero, ecco qua, vai, fornire numero. Me lo chiamate per favore, chiamatemi questo signore che è andato a trovare Cospito in carcere. Mica è un criminale. No, assolutamente no, figurati. Dimmi come si chiama, che lo chiamo, io li conosco. Michele tutti. Usuelli, è radicale. Certo, compagno bravissimo, bravissimo, radicale, è un numero uno. È consigliere regionale. Certo. È un ottimo radicale. Buonasera. Eccoci qua. Allora, ciao Michele. Michele, intanto fammi dire una cosa, grazie, e lo dico senza ironia, perché se non ci fossero i radicali in questo fottuto paese, questo paese sarebbe più barbaro di quello che è. Quindi davvero grazie. Vabbè, questa è la solita cosa parenziana, caro Michele. No. Allora, ricordiamo che Michele Usuelli è consigliere regionale in Lombardia per Più Europa Radicali, è anche candidato in queste elezioni, giusto Michele? Se non sbaglio. Sì, però mi sono girato e non c'era più dietro il partito, quindi sono candidato nel patto civico maiorino. Sì. Maiorino, va bene, da, benissimo. Adesso Bergamo senza Brescia. Vabbè, benissimo. Adesso questo non lo ricordiamo troppo perché è un momento un po' così. Questo, però avete chiamato voi? Sì, io assolutamente. Non abbiamo chiamato nulla. Noi perché c'è un fatto di cronaca. Sei andato a trovare Cospito in carcere, o sbaglio? Benissimo. Sono andato come altre 40 volte in questi 5 anni a fare, come prerogativa dei consiglieri regionali, visite in carcere, innanzitutto parlando con i direttori. Certo. E i miei colleghi, io sono medico della medicina penitenziaria, per capire quali sono le debolezze strutturali. Bravissimo. E poi portare in aula delle migliorie. Vabbè. Per guadagnare un'assistenza sanitaria per i nostri detenuti un pochino. Vabbè, più decente. D'accordo, benissimo. Allora, che cosa? La competenza di regione. Sì. Dopodiché, certo, sono andato al centro. Bravo. Clinico. Sì. di opera, dove al terzo piano ci sono tutti i malati gravi al 41 bis, persone molto anziane, anche persone con tumori all'intestino operati più e più volte. Criminali incalliti. Terminali vanno no, in ospedale. Criminali incalliti, dico, non terminali. Criminali incalliti questi a 41 bis. Sì, ma io faccio... Certo, se sono lì è perché hanno combinato qualcosa di grave. Specifichiamo. Con non una è che... sentenza passata in giudicato, certo. Senti, no, io voglio chiederti delle cose molto semplici. E abbiamo capito perché sei lì, sei un medico, sei consigliere regionale... vai a controllare la situazione carceraria, la situazione medica, eccetera, eccetera. Va benissimo. Allora, lui dice che vuole vivere. Te l'ha detto proprio con queste parole? Voglio vivere? Voglio vivere. Voglio... Dunque, ha cambiato strategia? No. Beh, sì, non lo posso valutare. Sì. Voglio vivere vuol dire che chi fa uno sciopero della fame spera che grazie alla sua iniziativa le cose migliorino, si dà degli obiettivi, non è un'ideazione suicidiaria. Dopodiché è chiaro che... vuole interrompere, scusami, vuole interrompere lo sciopero della fame o no? Ha smesso anche di prendere gli integratori. Dunque, non ha smesso. Dunque, attenzione, voglio vivere non significa nulla se uno non interrompe, se uno non comincia a mangiare qualche cosa, o no? E questo lo deve chiedere a lui. Ma non gliel'hai chiesto tu? No, noi abbiamo parlato, c'è stato un dialogo molto interessante tra due persone che sono contro questo tipo di 41 bis, che sono entrambe a favore del fatto che chi è al 41 bis non possa comunicare all'esterno. Vabbè, per questo è un altro discorso, ti sto chiedendo, scusami, però ti sto chiedendo... Però io condanno ogni iniziativa violenta, lui non la sostiene. Ma lui cosa sa di quello che accade fuori, scusami, del dibattito? Seriamente, per esempio, quando io gli ho detto che sono un pediatra, la prima cosa che lui mi ha detto è: mi mancano tantissimo i fumetti che non può ricevere. E allora, vabbè, ma cosa sa del dibattito che c'è fuori? Che il più grande fumettista italiano, Zero Calcare, sta seguendo con impegno questa iniziativa. Vabbè. Quindi delle notizie da fuori gli arrivano, io non so come. Però scusami un attimo. Persone a 41 bis possono avere ad esempio la radio, ma solo i canali Radio 1, Radio 2, Radio 3. Gli altri, male, ad esempio Radio Radicale, no, perché lì
vanno in diretta ai processi e giustamente potrebbero sentire delle cose che imputati mafiosi dicono, potrebbero dire, potrebbero riferire messaggi equivoci, però scusa Usuelli, non ha condannato le azioni violente che sono state fatte in questi giorni, mi sembra, no? O no? Io o Cospito? No, tu sì, chiaramente, cioè, ci mancherebbe altro. Cospito, cioè, Cospito. Allora, è molto interessante perché lui dice su questo prevale il suo essere anarchico rispetto alla battaglia per il 41 bis. Cioè lui sostanzialmente dice io non appoggio azioni violente, ma il mio essere anarchico mi obbliga a non dire a nessuno ciò che dovrebbe fare. È una paraculata. Quindi, io dico che è una paraculata. Tu dici interessante, io dico che è una paraculata. Cioè. Tu dici che è una paraculata, ma c'hai il culo al caldo. Ma che vuol dire c'ho il culo al caldo? Certo, perché non ho ammazzato, non ho sparato le gambe a nessuno e non ho messo le bombe da nessuna parte. Scusa, abbia pazienza. Non lui non dice che non deve stare in carcere, scusa un attimo. No, ma scusami, tu hai detto perché c'ho il culo al caldo. C'ho il culo al caldo, grazie che c'ho il culo al caldo. Per fortuna non ho sparato le gambe a nessuno e soprattutto, caro Usuelli, non ho piazzato bombe e non ho dato ordini per sparare a nessuno. C'ho il culo al caldo. Ma io non ti ho accusato di nulla. Semplicemente a volte parlare da dietro una scrivania è più facile. No, certo, ho capito. Io dico che è paraculo. Pontificare sui massimi sistemi a volte è più facile. No, ma certo, ma è normale. Io sono pagato per quello, per pontificare, per esprimere la mia opinione. Quello invece fa la per dire cose vere, però. Sono pagato dai cittadini per visitare le carceri, certo. Cosa che nessuno degli altri 79 consiglieri regionali ma nessuno. Ma scusami, Ma io non sto contestando quello che tu fai. Ma io non rispondo solo a te, scelgo anch'io di cosa parlare, no? No, quindi apro degli argomenti che tu puoi seguire o chiudere. Ma certo, ma questo non è in dubbio. Tu hai detto una cosa, hai detto lui ha risposto in questo modo. Io ho detto è un po' paraculo, una cosa, un argomento interessante. No, è paraculo dire io non dico agli anarchici cosa devono fare. Se uno mette delle bombe e distrugge delle macchine, uno dovrebbe dire, una persona normale e razionale dovrebbe dire è una puttanata distruggere le macchine. Io sono d'accordo con te, anch'io lo dico, è una puttanata, ma soprattutto quello che gli spiegavo tecnicamente, che secondo me se l'obiettivo è un 41 bis un pochino più umano, non condannare questi atti violenti ci allontana dal dialogo necessario a raggiungere un 41 bis un poco più umano. Vabbè. Sempre rispettando. Ma ti è sembrato lucido nelle sue scelte? Un'altra cosa, scusami Usuelli, questa è interessante, scusa, la trasformo così questa domanda qua, che è questa. Tutti ci hanno detto, siccome avete avuto un colloquio, tutti ci hanno detto questo è sul punto di morire, sta morendo, oddio, è in fin di vita, morirà stato, prima di arrivare a opera, una drammatizzazione pazzesca. Poi scopriamo che tu parli, quello parla normalmente, eccetera. Non mi pare una situazione drammatica. Così allora lui per primo ha passato alcuni minuti a dire mi sento in imbarazzo anche solo che gli altri detenuti al 41 bis lì ricoverati perché malati possano anche solo pensare che io riceva un trattamento di favore rispetto agli altri. Io vi riporto laicamente, non ho giudizi di merito su questo. Lui era in piedi, aveva un eloquio brillante ed era, come diciamo noi informa, per definire informa. Uno stato per definire uno stato generale adeguato, lui era vigile, reattivo ed eupnoico, cioè respirava bene e parlava con me in piedi. Per cui meno male. Bene. Certo è una persona magra, molto magra. Ti ha dato l'idea, scusa, ma ti ha dato l'idea di voler in qualche modo, te lo ripeto, forse magari rispondimi allo stesso modo naturalmente, cioè ti ha dato l'idea che è cambiato qualcosa, perché molti parlano di un cambiamento di strategia, non che agli italiani interessi molto questa vicenda, agli italiani non fotte un cazzo, gli italiani dicono onestamente neanche a me mi interessa se è cambiata la strategia, io quello che gli ho chiesto cioè vuole mangiare? Vuole ingerire o no? Io gli ho chiesto, tu dovresti iniziare a mangiare finché tutti gli atti violenti non smettono e poi ricominci il tuo digiuno. Vabbè, questo è quello che gli hai detto tu. Lui ha detto no, radicale. Ma io non conosco la sua strategia, quindi come faccio a commentare se ha cambiato strategia? Non te l'ha riportata. Come si è conclusa l'incontro? Come si è concluso? Era contento di vederti? Io ho fatto per un anno della mia vita il medico in Afghanistan e quindi sono arrivato col mio pakuli, il cappello di quelli che hanno lottato anche con le armi contro i russi e contro i talebani. Gli ho chiesto se potevamo fare un cambio di cappello, il comandante e il direttore mi hanno detto non si può
fare regali alle persone al 41 bis, certo. E lui mi ha detto come se l'avessi accettato, dallo al mio avvocato, lo terremo a casa. Pazzesco. Quindi si è concluso in maniera cordiale. E io non l'ho convinto a... Ma tu lo ammiri in qualche modo? Lo ammiri in qualcosa? No, in nulla. Allora, calma, queste sono domande che richiedono una risposta un pochino articolata. 30 secondi. Va bene, 30 secondi li prendo. Vai. Se non mi interrompi. Vai. Dicendo che il gesto di uno sciopero della fame protratto, certo, per ottenere un'umanizzazione del 41 bis testa la mia, il mio interesse, e su questo lo sostengo come strumento di battaglia civile non violenta. La differenza è abissale tra come si ottengono questi risultati. Certo. Io aborro le tecniche violente, credo che siano controproducenti. Lui non ha detto continuate a fare azioni violente, ma non ha detto, mi ha detto io non sono nessuno per dire agli altri cosa dovrebbero fare. Che è una paragulata. Fare. Grazie Usuelli, a presto. Sul suo essere anarchico su rispetto all'ottenimento di passi avanti molto nel dialogo, bravo, per Usuelli, guadagnare un 41 bis più adeguato. Grazie Usuelli. Un paese civile. Grazie Usuelli, grazie. Arrivederci.